da Santa Croce sull'Arno fino alle Marche, ma il viaggio di un carico di pellame rubato è terminato a Segormigno in Monte. Protagonista un autotrasportatore 43enne di Benevento, arrestato dai carabinieri in flagranza mentre scaricava la merce da un autocarro per la sua successiva spedizione. Il carico era una fornitura di pellame del valore di circa 250.000 euro, rubato nella notte in un piazzale esterno di una conceria di Santa Croce. I carabinieri di San Miniato si sono messi subito alla ricerca della rifurtiva. Grazie ai controlli a tappeto effettuati presso i numerosi punti di spedizione della zona e delle località vicine, il pellame è stato individuato presso la ditta di Lucca. I militari hanno quindi chiesto appoggio ai colleghi di cortile degli svizzeri, i quali sono intervenuti subito, riuscendo a bloccare il malvivente che stava cercando di fuggire. Al momento si trova detenuto presso il carcere di San Giorgio in attesa dell'udienza di convalida, mentre la rifurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.